Non posso averlo fatto. Alcuni sogni ti rimangono dentro come verità, come cose realmente accadute, e ti seguono, ti perseguono, vanno, vengono, non so bene da dove, ma all'improvviso li vedi arrivare. Quando questi sogni poi sono incubi, e allora cominci a vacillare, a dubitare. La tua mente entra in un gioco di finzione realtà che ti coinvolge, ti sconvolge e non sai più se quell'incubo è una realtà accaduta, chissà quando, è depositatasi dentro di te in modo salvifico. Ed ora, durante questo claustrofobico, quarantenico, tempo virotico, ricompare perché è il momento di fare i conti con la bestia che forse non sapevi o non ricordavi di essere, distacco dal reale, paura dell'immaginario, inferno fatto di incubi terribili. Rimangono fermi martello e scalpello nel terrore di scoprire verità mostruose. Sei solo un ubriacone abbandonato da moglie e figli che si rotolano nella sua merda chiamandola arte. Che anomalia ho nella mente? Ma che cancro rosica il mio essere facendomi fare dei sogni a puntate? Sì, proprio come una serie TV. E ogni sogno puntata comincia proprio dove è terminata la precedente. Ne rimango sorpreso io stesso. Anche già durante il sogno, ma intanto accade. È così che si è presentato questo incubo che da un po' di tempo mi perseguita. A puntate. A volte la puntata la interrompo io, svegliandomi in preda al terrore, con la bocca a volte asciutta, a volte bavosa, urlando: non sono io quello, non posso averlo fatto. A volte si interrompe da sola, proprio come voler creare una suspense, lasciandomi nel panico che nel mentre io possa essere scoperto. La volta seguente l'incubo riprende precisamente laddove si era interrotto, con una volontà ferrea, quasi volesse per forza costringermi, o meglio, mettermi di fronte alle mie responsabilità. Proprio come un detective in una serie TV durante l'interrogatorio, costringe il colpevole a rivivere tutti i fatti per giungere ad una confessione piena e sincera. Non ho mai a mia memoria, nella vita, avuto un gesto, un pensiero che possa portare a qualcosa del genere. Ma intanto l'incubo si presenta. E ripresenta, togliendo i confini alle cose, alla realtà. Dentro di me, anche durante il giorno, mi ritrovo ad aver paura, terrore, che io, forse, per una sola volta, e poi mai più, abbia potuto commettere qualcosa di così tanto bestiale. Che un mostro nascosto dentro di me, chissà dove, una volta abbia eluso il mio controllo e sia uscito a commettere un male insopportabile, e per tale ragione invivibile, e che, se vero, mi porterebbe ad un'unica e definitiva soluzione. Ma è un incubo che mi accusa, mi fissa, ed io, proprio come un sospettato in una serie TV, cerco di difendermi. Ma quando? Quando avrei potuto fare una cosa del genere? Di notte? Ma come? Alzato come in uno stato di ipnosi? Svegliato di notte? Ma come? No, no, non è possibile. È mia moglie. No, 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 non è possibile. Forse quella volta. Ma quale volta? E poi con chi? No, 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 non è possibile. Sono innocente. Ah, un alibi. Per le notti che mia moglie è stata in clinica per il parto del secondo figlio. E no, non ce l'ho. A casa di notte eravamo solo io e il mio primo.
Figlio. No, non sono io quello. Non mi hai fatto una cosa del genere. Cazzo, dove finisce l'immaginazione e comincia la realtà? Mi sono perso in questo buco nero, dove i miei fantasmi mi perseguitano. Io! Non abbiamo più nessuna possibilità di convivenza! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or